Ed eccoci qui, bentornati all'appuntamento quotidiano con le ricette di Rete 8 ed oggi con grande piacere siamo insieme al nostro chef Antonio Di Giovacchino del ristorante Fontartana. Ciao Jennifer, bentornati a voi. Bentornato a te che oggi ci porterà da Picciano in Valle d'Aosta per scoprire le ricette tipiche della tradizione valdostana, vero Antonio? Allora sì, continuiamo questo tour, siamo quasi alla fine, ci mancano 4-5 regioni. Beh, abbiamo fatto veramente un bel viaggio. Abbiamo fatto un bel viaggio, abbiamo scoperto tanti tipi di pasta, dei formati, i vari ingredienti che si usano per ricette tipiche regionali. Oggi siamo in Valle d'Aosta, una regione diciamo piccolissima e che la cucina davvero è rimasta una cucina autentica, perché non è stata praticamente negli anni contaminata da passaggi di popoli, di passaggi, non è una zona di passaggio, allora è rimasta un po' più determinata nella sua tipologia. E gli ingredienti praticamente vediamo in queste ricette che sono soprattutto la fontina, e del pane, però del pane di segale loro usano, perché ci stanno questi ingredienti che per noi sembrano così tanto nella nostra cucina, così tanto semplici, diciamo a portata di mano, tipo l'olio e il frumento, e loro non ce l'hanno. Allora farina di segale per fare il pane e burro, tanto burro, e fontina e per condimenti di diversi tipi, dalle zuppe alle paste e a tutto quello che vogliamo mettono del burro. Beh, noi dobbiamo sempre considerare che ovviamente la Valle d'Aosta è praticamente costituita principalmente da montagne, quindi infatti lì abbiamo veramente delle bellezze incredibili italiane, una terra veramente piccola, perché alla fine è una regione molto piccola, però ricca veramente ricca, di tante bella bellezze, e Monterosa, anche gustosa, insomma, possiamo dire. La catena del Cervino, ecco, veramente ci sono tutte tante località belle cose. Stupende, turistiche. Di montagna, turistiche, che ne vale la pena. Perché no, magari optiamo per andare in vacanza in Valle d'Aosta quest'estate, potrebbe essere un'idea. Ma nel frattempo noi vi vogliamo portare in questa piccola regione meravigliosa attraverso le ricette. Allora, oggi iniziamo con che cosa? Sì, oggi facciamo un primo piatto che... Ah, ecco, quello che dicevo mi mancava, l'assenza anche del formato di pasta, come il Trentino. Loro non hanno una pasta tipica proprio loro, e questo è un primo che rappresenta un primo piatto, però non è una pasta all'uovo. E Schneflen è un primo piatto semplicissimo, buonissimo. Allora, gli ingredienti quali sono? Della cipolla bianca che abbiamo fatto appassire con del burro, un po' di sale e basta, nient'altro. Un uovo, 250 ml di latte, 250 g di farina, del sale e basta, semplicissimo. Perfetto, quindi andremo a fare adesso che cosa? Una iniziamo sorta di... praticamente con l'uovo. Andiamo a fare noi una pastellina. Allora, un uovo abbiamo messo. Andremo a mettere la farina. Pizzico di sale e del latte. Ovviamente poi mettiamo un po' alla volta. Tutti gli ingredienti e le relative dosi li trovate a fine puntata per poter rifare questa ricetta a casa. Ricette semplicissime, ingredienti diciamo... Beh, facilmente reperibili, che reperibili facilmente. Chi non ha un po' di cipolla, un po' di farina, dopo un po' vediamo di latte. La particolarità di questa pasta sta nel fatto di come andremo a realizzare questi, possono chiamarsi degli gnocchetti, dei bottoni di pasta. Sì. Facciamo bene una specie di pastella, che non creano dei gumi, una pastella. Che velocità, chef!
Quindi questa è la consistenza? Questa è la consistenza. Deve essere molto morbida, mettiamo quindi. Un altro, sì. Ma dai. Andremo a usare un attrezzo un po' inusuale. Ah, sono proprio curiosa. Sono veramente curiosa. Ce l'abbiamo qua. Io ho usato questo. L'importante praticamente devono essere, va bene anche quello per abbrustolire le castagne, che sono dei buchi grandi. Sembra quasi uno scolapasta questo. L'importante è che è un attrezzo, possibilmente d'acciaio, che diciamo rimane un po' più... Quindi noi dobbiamo far uscire la pastella qui. Fa uscire la pastella da quella parte. Ok. Allora. L'acqua bolle. Ti devo aiutare? Mettiamo un po' di sale. Jennifer? Vai, chef. Ok. Ma avvicini... Sì. Ecco qua. E andremo... Quindi fanno tutti i bottoncini piccolini. Ah, bottoncini di pasta. Ma dai. Ma che cosa curiosa. Ma guarda. Sembrano, come si chiamano? I passatelli. I passatelli, esatto. Assomiglia un po' ai passatelli. Però i passatelli hanno anche il formaggio all'interno. È diverso. È diverso la ricetta, proprio. L'impasto. Sì. Sono carini, certo, piccoli. Piccoli si possono fare anche un po' più grande praticamente se ci abbiamo un attrezzo. E questa è una bella minestra calda fondamentalmente. Sì. Poi con la cipolla a me piace tantissimo. Non è una zuppa, eh? Non è una zuppa, è asciutto. Dopo vedremo. Sono curiosa, sono veramente curiosa. Facciamo cucinare. Tempo di cottura più o meno, tempo chef? Di cottura 5 minuti. Quindi insomma dobbiamo lasciarli cuocere anche perché sono... Appena diciamo salgono su, sono cotti, tipo gli gnocchetti, possiamo dire, gli gnocchi salgono sopra e sono pronti. Ecco, già sono cotti. Ecco qua. Ma quanto sono belli, ma che velocità! Per fare la pasta, che stratagemma per fare la pasta. Ma quanto sono venuti bene! Cioè noi li abbiamo fatti realmente in diretta. Sembra quasi una pastina. Ma incredibile! Si possono fare, ripeto, anche un po' più grandi. Ma quanti ne vengono poi? Cioè, una marea! Allora, ok. Adesso andremo... Che si fa? A fare il condimento, spostiamo giusto? Spostiamo il tutto, andremo a fare il nostro condimento per saltare la pasta. Perfetto! Prontissimi per imparare il condimento, quindi che dobbiamo fare? No, il condimento io ho fatto appassire con del burro questa cipolla bianca, quindi l'ho sfumato un po' col vino, cipolla vino burro. Bianco. Cipolla e burro. E anche un po' di sale immagino. E sale, sì, sale sì. Mi sfuggiva il sale, lo do quasi per scontato. Beh sì, hai ragione. Insomma, a meno che qualcuno non soffre di ipertensione, non ce lo mette per niente, e già la cipolla un po' dolcetta di per sé. Sempre optare magari per un sale diverso, magari un sale rosa, vabbè, non vorrei sbagliare. Vabbè, insomma, questo so che... qua stiamo facendo, io dico sempre, quando si fa le ricette tradizionali bisogna rispettare allora, un po' la chef, tradizione. Oggi leggevo di una ragazza vegana che ha avuto grandi seri problemi ed è passata ad un'alimentazione solo di carne e ora sta bene. Secondo me tra un po' sarà male di nuovo. Di nuovo, perché sì. Non gli eccessi non portano mai nulla di buono. Perché non mangiare verdure e carne insieme, che è la cosa migliore, quindi l'equilibrio. L'equilibrio ogni tanto, sta bene un po' da di tutte tutto. Le parti, soprattutto in cucina, perché gli altri devono essere equilibrati. Un di po' tutto, di tutto, di gusto, anche di ingredienti. Bene. Ma che carina ecco qua, questa pasta, ripeto, non so semplicissima. Schnitzel. Giusto? Sì. Allora. Possiamo impiattare? Possiamo impiattare? Ci siamo. Quanto mi fa strano non mettere l'olio? Quanto mi fa strano? Solo burro. Ma questa deve essere anche molto molto gustosa secondo me. Andremo a mettere, visto che abbiamo messo la cipolla, una bella cipollina, un'erbetta cipollina. Per chi ama la cipolla come me questo piatto è il top. È giusto, questo è... Io adoro la proprio cipolla. A chi piace la cipolla io... ci siamo. Un fiorellino di erba cipollina.
Che delicatezza! Una spruzzatina di cipollina, ah, di erba cipollina. Il piatto è pronto. Bellissimo questo piatto, chef, complimenti. Semplicissimo. Complimenti. Buono, gustoso. Veramente. Bello, 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 profumatissimo, anche facile, facile. E posso dire una cosa, anche un piatto veloce, quindi perfetto se avete poco tempo e anche pochi ingredienti a casa. Si fa un piatto un po' diverso, un gusto, senti, sì, il sapore. Sì, sì. Beh, il bello della cucina è questo, che ci fa viaggiare, lo dico sempre, pur rimanendo nello stesso posto. Grazie Antonio. Grazie a voi. E grazie a voi. A domani. Ciao. I cipollotti freschi, l'erba cipollina è un'alternativa molto valida alle cipolle. Cresce nella primavera ed è ricchissimo di zinco, una sostanza che stimola le difese immunitarie. Selenio ha le proprietà fortemente anti-invecchiamento e in più erba cipollina è ricca di selenio che rinforza capelli, unghie e la pelle.